convegno dei giovani imprenditori di Confindustria Rapallo in Liguria. Oggi con noi nella social room, anzi in questo momento, c'è Luca Rossettini. Benvenuto Luca, CEO di The Orbit, azienda che si occupa di posizionamento, lancio e rimozione di satelliti. Uno appena sente satellite dice oddio, di che cosa stiamo parlando? Invece non è così difficile. Grazie intanto dell'invito. Non è così difficile, nel senso che è difficile come fare qualsiasi altra attività di business, quindi diciamo abbiamo le stesse difficoltà, sembra solo un po' più lontano dall'immaginario collettivo. No, più che altro difficile nel senso di comprensione, no? per chi non conosce diciamo la materia. Beh, diciamo che noi, a parte la costruzione della tecnologia, noi siamo un'azienda di logistica, quindi se uno pensa cosa fa un'azienda di logistica, ecco, noi facciamo la stessa cosa ma la facciamo in orbita. Lo spazio sarà protagonista della sostenibilità nei prossimi 10 anni? Sempre di più. Tutte le nuove tecnologie che noi vediamo oggi immettersi nel mercato terrestre per aiutare l'industria, la società e andare verso una sostenibilità più evoluta di quella che abbiamo adesso, dovranno utilizzare sempre più infrastruttura satellitare. Ricordiamoci che oggi il 70% della tecnologia che utilizziamo oggi viene direttamente o indirettamente dallo spazio, 70%. 70%. Un domani con questi 23.000 satelliti e tutti questi nuovi servizi che collegheranno anche solo le automobili automatiche, il controllo dell'agricoltura, il risparmio energetico, saranno sempre di più. Grazie a Luca Rossettini per essere stato con noi, rimanete sui nostri social per altre interviste. Grazie. Grazie a te.